operatori delle banche hanno costruito una piattaforma contrattuale che si intitola proprio le banche al servizio del paese, quindi all'idea che il paese ha bisogno di investimenti, ha bisogno di ricostruzione di domanda, in particolare delle famiglie, delle imprese, e quindi che le banche devono agire in quella direzione, oltre che, visto che veniamo da una lunga crisi finanziaria, della trasparenza delle informazioni e dei servizi che vengono dati ai cittadini e delle proposte che vengono fatte agli investitori. Il rap del bottaio! Generale contratto nazionale, Toni Procumola, nel giudiziale, puoi rinnovare in sede aziendale creata per tutti che salariale. E questa azienda non ha mai scioperato così come oggi. Azienda del gruppo Intesa San Paolo di 1200 dipendenti, appena ha fatto una fusione e sono moltissimi qua. Abbiamo anche fatto lo striscione, l'unico striscione unitario. Ti fanno sembrare i metalmeccanici, d'altronde lotti per la sopravvivenza. È ora di finirla di scambiare i bancari, che siamo noi, quelli che lavorano, quelli che portano a casa i risultati, con i banchieri che prendono i frutti dei nostri risultati. Un banchiere prende almeno tra 50 volte a 100 volte in più di un bancario. Siamo di fronte a un governo che toglie le ultime protezioni che c'erano per rendere il lavoratore non ricattabile da parte delle imprese. Mi pare assolutamente evidente che il tema non è i lavoratori protetti, il tema è ritornare a sapere che senza lavoro non c'è ricchezza del paese e che perché ci sia lavoro ci vuole qualità e diritti. Siamo una categoria in via di estinzione in questo momento, siamo meno di 300.000 e tendono a farci diventare sempre di meno. Il lavoro è dignità e così non è dignitoso lavorare.